Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, passando di nuovo in barca dall'altra riva, gli si radunò intorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. Viene a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue. E sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti stringe intorno, si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti. E gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita del tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con loro ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò
e camminava. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di dargli da mangiare. Parola del Signore. Ecco, abbiamo un aiuto grande per capire la nostra fede in Gesù e per accrescerla. Questa fede si può esprimere, diciamo, a due livelli. Il primo è quello della donna che aveva queste perdite di sangue, molto malata, incurabile. La seconda è la fede del padre di questa bambina, di questa fanciulla di 12 anni. La fede di questa donna è espressa dalle parole: se io riuscirò anche solo a toccare la sua veste, il lembo della sua veste, sarò guarita. Aiutata dallo Spirito Santo in modo misterioso, questa donna intuisce che un contatto con Gesù, anche un po' indiretto, attraverso le sue vesti, la guarirà, sarà così potente da guarirla. Questo fatto ha anche un significato simbolico per noi, perché queste vesti di Gesù rappresentano la Chiesa, i sacramenti della Chiesa. Questi sono il mantello di Gesù, ciò che lo ricoprono, un po' anche lo nascondono, e attraverso i quali noi possiamo entrare in contatto con la grazia di Gesù, con la sua potenza. I sacramenti contengono questa presenza di Gesù, la Chiesa contiene questa presenza di Gesù, però perché la forza di Gesù entri in noi ci vuole la nostra fede. Difatti Gesù, quando quella donna si avvicina, sente che qualcosa di potente è uscito da lui, lo Spirito Santo che guarisce. Gesù è contento di questo, è sorpreso e vuole conoscere questa persona, chi è che mi ha toccato. Ovviamente Marco lo sottolinea spesso questo, gli altri non capiscono nulla, si meravigliano della domanda di Gesù perché interpretano le cose in modo, diciamo, razionale, in mano a mano. Chi è che mi ha toccato? Signore, ma che cosa dici? Qui ti toccano da tutte le parti, la folla ti opprime, ti stringe e tu dici che mi ha toccato. Qui non sappiamo, tutti ti toccano. E invece Gesù non si riferiva a questa pressione fisica. Qualcuno era arrivato al suo cuore mediante la fede in Lui. Così avviene per noi nella Chiesa. Tanti noi possiamo andare in chiesa, partecipare alle funzioni, eccetera. Però il contatto con Gesù avviene quando tu credi che Lui è presente come Figlio di Dio, come Salvatore, attraverso i segni della Chiesa. Ecco, quindi un primo livello della fede è trovare Gesù attraverso la Chiesa, che come la sua veste e il lembo del suo mantello. E poi c'è un secondo livello della fede ancora più profondo, che è quello del padre di questo capo della sinagoga, che ha questo dolore grande di vedere
estremamente malata e poi morta sua figlia. Quando Gesù va in questa casa, trova tutti quelli che piangono, eccetera, secondo anche i costumi del tempo, gridano, e dice una parola per la quale lo prendono in giro: la fanciulla non è morta, ma dorme. Gesù sapeva bene che era morta. Perché dice così? Perché per lui la morte è meno di un sonno. Gesù ha il potere di far uscire dalla morte come e molto di più uno può uscire da un momento di sonno, ed è ciò che avverrà di lì a poco. Quindi la fede di questo padre, ricordate, scusate sto particolare, quando avvisano il papà che la bambina è morta e quindi dicono: non importunare più il maestro, che ormai non c'è più niente da fare, perché loro credevano nella guarigione finché fosse in vita. Invece Gesù dice: continua ad aver fede, e lo porta con sé nella sua casa e poi risuscita la bambina. Cosa vuol dire questo per noi? Che dobbiamo credere in colui che risuscita i morti. Una caratteristica proprio della fede cristiana è questa, che Gesù è risorto e che in lui noi risorgeremo. Se non sbaglio l'autore della prima lettera di Pietro, che dice così: noi crediamo in colui che ha risuscitato Gesù dai morti. La fede cristiana non è semplicemente avere fiducia che il Signore ci aiuti nella vita terrena, nelle avversità, nei momenti critici della vita, troppo poco. La fede cristiana è fede nella vita eterna, nella risurrezione dai morti. E questa fede ha un doppio effetto: uno riguarda la vita futura oltre la morte, che noi parteciperemo in un modo misterioso che Dio ci farà conoscere, alla vita di Gesù risorto. Noi non abbiamo paura della morte come quelli che non credono, soffriamo il distacco sicuramente dalle persone care, ma abbiamo la certezza della vita eterna oltre la morte. Però questa fede nella vita eterna ha anche un effetto nella vita presente. Credere nella potenza di Gesù che fa risorgere significa spiritualmente credere che io posso ricominciare ad amare. Posso rivivere interiormente riprendendo la decisione di amare. Ecco, chiediamo al Signore che attraverso questa messa, un grande mistero di fede, si possa veramente rafforzare la nostra fede nella sua presenza nella Chiesa e anche nella vita eterna. Così sia.